Massimo Davidi, quando si vive tra Milano, Luino, Mendrisio, che forma assume l'esilio, se lo possiamo mettere tra virgolette? Ma diciamo che l'esilio è soprattutto un'esperienza interiore, oltre che geografica. Naturalmente, se vogliamo dire, il mio primo esilio è stato quando ho dovuto lasciare Milano, forzatamente andare a Luino e quindi immergermi in una realtà che allora, negli anni 60, era molto, molto lontana, molto diversa dalla città. E poi pian piano sono subentrate altre cose, naturalmente sono anche cresciute, quindi mi sono in qualche modo convertito a questa esperienza di esilio, insomma. E questo vivere tra quanto conta o quanto è importante per saper vivere tra gli altri? Ma io credo che noi siamo un po' tutti, almeno chi più chi meno, nomadi e stanziali. Abbiamo bisogno di un punto dove incontrarci, trovarci anche la sera quando torniamo a casa nella nostra stanza e allo stesso tempo abbiamo necessità di lasciare i nostri spazi per trovarne di nuovi. E allora questo tra è un tra sia appunto fisico, legato alla geografia dei luoghi e ai territori, sia interiore. Essere all'interno di qualcosa che si muove, che fluttua, ogni tanto individuando dei punti che invece sono della terraferma, un po' come succedeva ai navigatori. E la letteratura con i suoi corsi, i suoi ricorsi, può essere una terra di accoglienza? Eh sì, la letteratura ci accoglie e a patto che noi riusciamo ad ascoltare le voci del mondo. La letteratura è soprattutto piegarsi alle voci del mondo, accogliere, ascoltarla con molta umiltà, con molta semplicità e allora poi può anche avvenire una scrittura, no? Prima c'è l'ascolto, non a caso prima viene l'oralità e poi la scrittura. E quanto aiuta anche a questa conoscenza della letteratura, quanto aiuta anche a, vogliamo così, a questa idea di cittadini del mondo, se possibile. Beh, aiuta molto perché noi leggiamo gli altri, ci accostiamo ai loro testi, vediamo il loro modo di essere, di sentire il mondo, le loro problematiche, i loro dolori, le loro gioie e ci accorgiamo che più ci addentriamo all'interno di queste letterature, sicuramente ci sono molte differenze, ma ci sono anche molti punti in comune, cosa che oggi a volte politicamente viene invece negata. Rimbaud diceva che l'unico mezzo per una vera rivoluzione è la poesia. Lei, come poeta, cosa ne pensa? Io penso che lui parlasse della poesia come elemento antropologico di fondo dell'uomo che possiamo dire, nasce con Omero, poi prosegue in Dante, ed è, come dire, una forma espressiva proprio alle origini della vita. E poi la troviamo in altre forme, nella tragedia greca, e quindi è questo discorso sull'uomo che è ininterrotto, continua, ma poi può trovare anche forma attraverso la musica, attraverso altre espressioni, insomma, no? Giustamente la musica, la poesia sono anche delle forme di universalità e quanto abbiamo bisogno di nutrirci di questa universalità per combattere, per esempio, contro le derive xenofobe o razziste? Noi abbiamo molto bisogno di questo perché riconciliarci con l'altro, accogliere la sua differenza, ci aiuta a vederci soprattutto come persone, ecco, che abitano tutta la stessa terra. Morin dice la terre patrie, abbiamo tutti questa terra, è l'unica che abbiamo e dobbiamo essere insieme come uomini e donne, a coglierne i riverberi, a coglierne le esigenze, i mutamenti, naturalmente attraverso un dialogo continuo, ininterrotto, attraverso un colloquio, no? E in fondo non ci deve essere soltanto nel mondo, una porta con una maniglia, ma una porta con due maniglie.